Ma innanzitutto per approcciarsi alle fratture da fragilità ossea congenita bisogna prima di tutto non perdersi d'animo perché sono spesso situazioni complesse. Attorno alla frattura c'è la persona che ha un problema più generale per il quale spesso il dubbio è se non valga la pena di metterlo a letto o in carrozzina. In realtà sono fratture che spesso, che quasi sempre possono essere curate e arrivare alla consolidazione. E soprattutto bisogna tenere conto di due fattori, cioè ripristinare in maniera corretta l'asse meccanico dell'arto interessato e dare tutti quei supporti biologici di cui può beneficiare la consolidazione della frattura o dell'osteotomia che facciamo per la correzione dell'asse meccanico dell'arto appunto interessato. In questo senso è utile oggi comunque pensare anche a tutti i farmaci che vengono messi a disposizione e che sempre di più dovranno costituire la collaborazione tra noi come chirurghi ortopedici e chi come medico internista si interessa di queste problematiche.